Ciao a tutti amici di Mi&, oggi vi presentiamo un telefono entry level molto interessante per l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Solo 189 € brandizzato TIM e online a circa 150 €. Poi in base alle aste, se va di culo o no, riuscite a tirarvelo anche a meno. Il telefono ha una CPU dual core STE da 1 GHz che fa girare il telefono in maniera molto fluida anche con numerose app installate. Soffre un po' quando li mettete in background più di 3 applicazioni. AnTuTu Benchmark ci ha dato un punteggio di quasi 7000. Al cellulare si presenta molto, molto compatto, ha un display come vedete molto, ma molto bello. Pesa 110 grammi e è grande 112x54x12. È molto personalizzabile, infatti abbiamo delle cover satinate intercambiabili in colore giallo e bianco. Mi pare ci sia anche una variante fucsia, ma forse non prevista per il mercato italiano. Come vedete la parte inferiore presenta una striscia di LED RGB che si colorano in base al colore dominante presente sul display. La batteria copre perfettamente la giornata nonostante il basso amperaggio, lo schermo un TFT da 3,5 pollici con tecnologia Bravia Engine, con vetro antigraffio a 16 milioni di colori e una risoluzione di 854x480 pixel, sono circa 280 ppi, pixel per pollice, quindi una definizione abbastanza alta per comunque il livello di cellulare. Anteriormente abbiamo invece una fotocamera, il sensore di prossimità, di luminosità e un piccolo LED di stato. Secondo me è un po' inutile perché si sarebbero potuti usare i LED RGB sotto che sono molto più scenografici. Posteriormente abbiamo la fotocamera da 5 megapixel con flash LED autofocus che gira video a 720 pixel. Non sono niente di speciale nelle foto né nei video, solo le macro vengono abbastanza bene. Il telefono è dotato di una memoria da 8 GB, di cui 4 per utente e 1,9 per le app. Forse questa è diciamo l'unica nota dolente di questo telefono. E ha 512 MB di RAM. La rete ha quasi il massimo, non ha 4G LTE ma l'HSPA Plus. Abbiamo anche un WiFi che fa da hotspot e funziona anche in DLNA. Il sistema operativo è un Android 4.0.2, non l'ultimo, però niente di grave. Per questi telefoni non penso che si stia molto a guardare la versione di Android, ma di più la funzionalità e l'usabilità di tutti i giorni. Sono quindi presenti, essendoci Android, tutte le caratteristiche di questo sistema operativo, come il multitasking, il tethering wifi, piuttosto che altre funzioni. Il web è abbastanza fluido, ha flash, quindi lo supporta e supporta anche la modalità desktop. Inclusi ci sono programmi come Timescape di Sony, che è semplicemente un aggregatore di social network, quindi vi farà vedere tutti i contatti estrapolati dai vostri account social network, stesso programma che vediamo sempre su tutti i Sony. Abbiamo una Office Suite e in questo caso i programmi del nostro operatore che è TIM, avendolo comprato brandizzato TIM. Le uniche pecche riscontrate sono la tastiera un po' piccolina per chi ha i ditoni, ma è comunque molto reattiva. In ogni caso, chi lo sta provando è abituato a un Note 2, che ha lo schermo molto grande, quindi se siete abituati a questo polliciaggio, secondo me non ci sarà nessun problema. L'audio è sufficiente dall'altoparlante integrato e molto invece buono dagli auricolari per una tecnologia che Sony ha implementato, una tecnologia di equalizzazione.
I LED RGB nella parte inferiore sono molto scenografici e carini da vedere, si adattano, praticamente il colore si adatta appunto al colore presente in maggioranza sul display, quindi se avremo un display colorato dalla tonalità verde nella maggior parte dell'area, i LED si accenderanno di verde, se sarà rosso, rosso, arancione, arancione, eccetera. Che dire di questo telefono? Il telefono è completamente fluido per le caratteristiche che ha. Il prezzo è ottimo e il design è accattivante, quindi soprattutto in questo periodo di crisi questi cellulari servono molto e secondo noi questo è uno dei più validi. Grazie per aver guardato il video, un saluto da Lorenzo Terzi.